mamma mia raga, 501 Husqvarna 2020, è un trattore, cioè è un carro armato. Siamo sulla moto del signorino Leo Tonelli. C'è davanti Leo con il mio mezzo. Non so dove andare, inizia il degenero, mo. Dove si va? Arriva cieca. Mia raga, 501 Husqvarna 2020, è un trattore, cioè è un carro armato, è qualcosa di pazzesco. Ma come ti tira dietro, cioè raga, lo strappa le braccia ma ti porta proprio, cioè non è che tu rimani indietro, la moto va, vai là insieme, pazzesca. Che mezzo! Comunque ragazzi, a prescindere due tempi o quattro tempi, ma anche tutta l'impostazione di guida di ognuno di noi è diversissima, cioè, mamma mia! Poi vabbè, uno tempo 10 minuti, un'oretta, si abitua alla moto, tra virgolette, però veramente super diverso questo 501 in confronto al Dragone. Vai Matte! Matte invece al 3,5. Che posti! Che posti! Ma che posti, raga! Ma di cosa stiamo parlando? Oh, com'è il Drago? Oh, sono diversissime! Cioè, quando acceleri, quella lì ti strappa un po', questa qua ti accompagna bene. Le DM davanti, cioè le DM davanti, morbido! È morbidissimo le DM! Le DM! Tentiamo il sorpassino. Siamo a ridosso delle DM in discesa con la moto di Leo e non mi fermo. Volevo buttarmi, potevo, non l'ho fatto, va bene. Aspettiamo ancora un attimo. Mamma mia, come li sono vicino le DM. Sono pronto al sorpasso appena c'è lo spazio. Mamma, in discesa il quattro tempi gli accompagna benissimo col freno motore, cioè uno controlla la discesa benissimo con quattro tempi, è fantastico. Quanto parliamo qua? Oh,
mi trovo bene, Che frena, quello da solo. In discesa venivo giù che lo controllavo benissimo. Sì, ma poi questa qua è tutta, è altissima dietro, bassa davanti. Cioè, completamente diversa. Io ce l'ho seduta la moto. Invece questa qua è... E adesso abbiamo BND davanti, KTMone, ignorantone, non è vero, anche lui su Squarma. Oh, Squarma 150, due tempi TPI 2020. E chi più ne ha più ne metta? Oh, l'ha già rischiata, BND, no? Anch'io qua, Ma 150 dov'è? Non si sente? Non lo se... Oh, che rischi, raga, dalla GoPro non si capisce, ma che rischi che prendiamo ogni tanto. Qua i boschi sono un po' come da me, che tutti chiusi, non si vede un cazzo, i rovi no, se non inizio a piangere, urlo, voglio la mamma. Se c'è una cosa che voglio sono i rovi. Ah, dove sono finito? Mi entrano i crampi nelle gambe. Piegarle a moto spenta, scendo così di ignoranza. Col mio mezzo, dov'è finito? Mi fa paura. Figa, oh! Ma come inchiodi? Oh Leo, com'è? Ti piace? Per fare quello che ci fate voi è perfetto. Però se la devo usare come un cioccolla. No. Ma sai cosa? Cazzo, il 4 tempi però è molto più dolce, cioè, se c'è la vostra 500... Questa qui quando frena fa proprio... Va per i calci su! Sì! Ma Giulio? Era dietro te? Io mi sono fermato, ho aspettato, voi siete scomparsi! Ma la strada è una! Dai, cerca, non arrabbiarti! Stai zitto un attimo, lui la strada la sa, sì! Era dietro a noi? Ludo. Mancano Giulio e Ludo. No, sto male veramente. Cioè, Albi. Oh Albi, girati. Sei morbidanzia. No, sto male. Ma dai che sei un cinghio. Ieri sera è stata un po' tosta. Minchia come ti porta su. Te. Scambio di mezzata. Già mi manca, vai. Di sospensione ti piace? Sì. Però sai cosa? La tua? La mia è più seduta dietro. Ma è normale perché il capo sta più seduto dietro. E a me, cioè, io sono abituato che sta seduta. Cazzo, la tua tutta in avanti, oh. Poi anche la sella rialzata. Cioè la sella rialzata dietro è molto duro. Sì. E il davanti invece proprio morbido. Sì, sì. Ma lo tengo volutamente così perché dietro mi deve sostenere tanto a me, capito? Ora a te ti fa l'effetto che ti rimane alta perché non la schiacci. Perché pesi 20 kg meno di me. Sì, sì. Ma hai cambiato anche la molla? Certo. Sì, fine, fai duro dietro. La molla l'hanno dovuta costruire in Eibach perché non la facevano dura. Per dura. No. Hai capito?